Ma perché ha ragione Giovanni Toti, il punto non è muoversi, il punto è in che direzione ci si muove. Il paese ha bisogno di rimettersi in piedi, ma bisogna di farlo bene, facendo le cose nel modo giusto. Se qualcuno pensa che per ripartire o che pur di ripartire è arrivato il momento di far saltare sostanzialmente tutte le norme che definiscono l'indirizzo di una ripartenza, perché di questo stiamo discutendo, intendiamoci. La passione per i commissari che saltano il codice degli appalti, che rendono pratica d'urgenza e semplificata il certificato antimafia, che sostanzialmente vanno in deroga o possono andare in deroga alle norme e ai vincoli ambientali, che possono produrre gare di appalto, o meglio, affidare grandi appalti senza gare, senza procedure di controllo, hanno in testa un'idea di paese che dal mio punto di vista è il contrario di quello di cui abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di un paese verde, di un paese molto attento all'ambiente, che investa tantissimo, io direi quasi tutto, sulla conversione ecologica. Peraltro segnalo che questa volta, ed è un fatto straordinariamente positivo, l'Europa, nell'annuncio del preaccordo sul Recovery Fund, poi vedremo quanto questo accordo si tradurrà in fatti, in cifre concrete, introduce delle condizionalità, questa volta molto positive, no? Noi parliamo sempre molto male, spesso, di questa parola condizionalità, ma le condizionalità dipende da che cosa servono, e quelle condizionalità sono molto connesse, per esempio, al tema della conversione ecologica. Allora io penso che bisogna togliere di mezzo i condoni, bisogna evitare che attorno alla narrazione della procedura di emergenza si Ok. costruisca un'idea di paese del tutto sbagliata, perché questo non aiuta a ripartire, aiuta a rendere più permeabile Certo. alla Allora, corruzione, chiarissimo. l'uso delle risorse pubbliche, e Ed a è un di questo che paese molto voglio meno attento all'ecologia.